Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Regno, re, regalità sono parole che ormai fanno parte della storia o delle favole più che della realtà. In ogni caso, nell'ambito della fede e al di là delle parole, la sostanza rimane. Dio vuole costruirsi un regno di signori dentro questa nostra umanità. La Bibbia lo chiama popolo regale. Ci ha comprati non a prezzo di denaro, ma col sangue prezioso del suo figlio Gesù, per fare di tutti noi un popolo regale. Il sangue di Cristo ci pone su un tale piano di nobiltà che quella derivante dal sangue blu svanisce al suo confronto. E a capo di tutti questi signori c'è Gesù Cristo, re e signore dell'universo. Sì, ma cosa vuol dire per lui essere re e signore? Gli antichi popoli del Medio Oriente non conoscevano la democrazia, ma ritenevano che la migliore convivenza sociale possibile fosse quella in cui il re è pastore del suo popolo, un re pastore che si prende cura di tutti e tra tutti anzitutto dei più deboli. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, dice Dio nei profeti. Gesù Cristo è un re pastore. È una sovranità la sua che ha come unico interesse la dignità di ogni persona. Il suo modo di esercitare il potere è tanto diverso dalle logiche di questo mondo da qualificarsi non come dominio, ma come servizio. Voi mi chiamate Signore, certo. Lo sono perché ho accettato di scendere in basso ai vostri piedi così da potervi dare la mia vita. Ecco in cosa consiste la sua sovranità. Forse che per noi discepoli significherà qualcosa di diverso. Ci racconta ancora una parabola a questo riguardo. È l'ultima, ha tutto il sapore di una sintesi, di un testamento. Ci dice che un giorno, alla fine della storia, lo vedremo assiso su un trono di gloria. Sì, ma nel frattempo ci dà appuntamento in ogni persona impoverita dalla sofferenza, dalla necessità che incontriamo sulle nostre strade. Ero io, ci dirà, ciò che avete fatto a quella persona, l'avete fatto a me. Signori, nel regno di Cristo si diventa così. Quanta strada abbiamo fatto in questa direzione. In questa domenica, che per noi è anche giornata del seminario, non possiamo ignorare che anche la scarsità delle vocazioni al sacerdozio è sintomo di un venir meno della generosità, che coinvolge non solo la Chiesa, ma la società tutta intera. Quanto potrà essere umano un futuro in cui il donare se stessi fosse ridotto a frutto esotico e raro, se non addirittura assente? Ricordiamocelo comunque. Nessuno è tanto nobile, signore nel vero senso della parola, quanto colui che sa donare se stesso. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.